tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è un video ask dove rispondo alle domande. Nel primo video ask che feci mi lasciaste delle altre domande, quindi oggi sono qui per rispondere a tutte quelle domande che mi avete fatto. Non sono tantissime, però io mi sento comunque in dovere ogni volta di rispondervi in qualche modo, quindi oggi sono qui a registrare questo video rispondendo alle domande che mi faceste nel mio primo video ask. Io direi di iniziare subito. Nailart03 mi chiede: quanto sei alta? Io sono alta 1,62 m, non si direbbe mai, ma comunque sì, sono molto bassa. Quando hai iniziato a truccarti, diciamo, più fortemente rispetto al solo rossetto che volevi metterti da piccola? Un bacio anche a te. Allora, a truccarmi più fortemente ho iniziato quando la mia passione è esplosa, diciamo, qui su YouTube, quindi 2 anni fa, se non mi sbaglio, ma comunque già un annetto prima avevo aperto la pagina Fantasy Yaya, quindi là mettevo tutti i trucchi che, se adesso li guardo, sono proprio osceni, aiutatemi a dire come. Quindi sì, tre annetti fa è proprio esplosa la mia passione per il make-up e cominciavo a truccarmi con tutti i colori possibili e immaginabili, perché era la prima volta appunto che sperimentavo con tutti i colori. Adesso diciamo che non mi trucco più come facevo prima, adesso preferisco più colori scuri, marroni, grigi, neri, quei colori là. Adesso non dire mai di uscire con un colore arancione oppure giallo, verde, fotonico come facevo prima. Sono un po' cambiata. 2000 Zaida mi chiede: che ne pensi dei video collaborazioni? Pensi di accettarne? Io ho sempre accettato video collaborazione, tranne, appunto, lei mi scrive: e collaborazioni con i canali più piccoli, sei favorevole? Dipende, perché se puta caso una mi dovesse venire a chiedere: ciao, ti va un video collaborazione? Io vado a vedere il canale, insomma, anche se è un canale piccolo, ma comunque è una ragazza che non ho mai visto sul mio canale, oppure non ha mai commentato, non ha mai fatto niente, è ovvio che io non accetti una collaborazione del genere. Mentre se è una ragazza che comunque ha un canale piccolo, ma mi ha sempre seguito, ha sempre commentato i miei video, le mie foto, ha sempre messo mi piace, sono comunque ben favorevole ad accettare una collaborazione del genere. Diciamo che io collaboro con persone che conosco, fra virgolette, non con persone che vengono fuori da un giorno all'altro e vogliono la collaborazione solamente per gli iscritti. Anna Carlino mi chiede: fai un What's 8 in a day? Non lo so sinceramente, perché io comunque a pranzo sono quasi sempre sola perché i miei sono a lavoro, la mia sorellina poi entra a scuola, quindi fa il tempo pieno e non pranzerà con me, quindi le mie giornate sono molto, tipo ad esempio mangio in un piattino misero di carta, un po' di pasta, un po' di zucchine, come ad esempio ho fatto oggi, quindi non è che poi io mangi chissà quanto, però non lo so, magari in un futuro, perché no. Qual è il tuo film preferito? Di film preferiti non ne ho, perché io non sono un'appassionata di cinema, di film, però un film che mi piacque tantissimo e che riguarderei mille altre volte è sicuramente Amici di Letto. Amici di Letto mi piace veramente un sacco, con Mila Kunis, che adoro. Poi però mi piacciono anche tantissimo i film di Pieraccioni, perché mi fanno un sacco ridere, oppure i cinepanettoni con De Sica e Boldi, mi piacciono veramente un sacco, ma di film preferiti non ne ho uno in particolare. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Allora, nel tempo libero mi piace appunto registrare video, stare con la mia famiglia, andare fuori con i miei amici, stare insieme al mio fidanzato. Nel tempo libero sì, uscire la sera, andare a ballare, bere qualcosa tutti assieme, le solite cose che fa una ragazza di 19 anni. Dove sei stata all'estero? Io non sono mai stata all'estero, purtroppo non sono mai uscita fuori dall'Italia, però io e mia ragazza abbiamo dei posti in cui vorremmo andare.
Un mega bacio, spero risponderai, sei bellissima e bravissima. Complimenti, secondo me sei una delle poche ragazze di YouTube Italia che si sanno veramente truccare bene. Continua a fare video perché li adoro. Grazie tantissimo, Anna, ti mando un mega bacio. Io continuerò a fare video fin quando mi è possibile. Martina Perruzza mi chiede: ciao Chiara, ormai ti seguo da un po' e sei bellissima e dolcissima. Complimenti per il risultato dell'esame. Grazie mille, Martina. Le mie domande per te sono: so che sei toscana dall'accento, ma in quale città vivi? Io sono una livornesaccia, io sono di Livorno. Hai altre passioni oltre al make-up? Allora, diciamo che nell'ultimo periodo mi sto appassionando un po' alle serie TV. Come vi ho detto anche prima dei film, non sono una che guarda televisione spesso, né film né serie TV, niente. Però adesso mi sto un po' appassionando alle serie TV, in particolare per la serie di Gossip Girl. Tutte di voi l'avranno visto, io è la prima volta che lo guardo, non l'ho mai visto in vita mia. Altre passioni sono, sì, il make-up a parte, mi piace fare anche le unghie, poi niente, nemmeno a dire mi piacciono i libri perché non mi sono mai interessati in particolare, magari perché non ho ancora letto un libro che mi interessasse così tanto da farmi appassionare alla lettura. Un bacione, continua così, mi saluti. Ciao Martina, ti mando un grossissimo bacio. Irenina, trattino basso, 1608, mi chiede: cosa pensa tua madre di tutti questi trucchi che hai? Allora, mia madre in questa cosa mi appoggia tantissimo, in quanto si sta facendo un po' pezzettini pur di farmi andare il prossimo anno ad un'accademia di trucco. Lei è veramente contenta, quindi diciamo che non l'ha presa male, assolutamente. Come vi siete conosciuti tu e il tuo ragazzo? Allora, se io stessi qui a raccontarvi come ci siamo conosciuti, levereste il tastino iscriviti dal mio canale, in quanto io ho iniziato ad uscire col mio ragazzo perché dovevo farlo fidanzare assieme a una cugina alla lontana. Diciamo che feci un po' da tramite tra loro due, però una cosa che è successa è che il mio ragazzo non gli piaceva la mia cugina alla lontana e gli piacevo io. Comunque vabbè, ogni volta si usciva un po' tutti di gruppo e comunque al mio ragazzo non gli interessava. Non interessava niente di lei, ma l'interessava di me. Quindi alla fine, diciamo, picchemmena, siamo andati a finire insieme. Però ci siamo conosciuti che io l'aggiunsi su Facebook appunto per chiedergli se voleva uscire tutti assieme per questa mia cugina. E vabbè, lasciamo stare. Poi magari un giorno, se avrò l'occasione, faremo un video assieme dove racconteremo un po' la nostra storia, magari con un boyfriend tag, non si sa. Ci presenterai mai la tua famiglia o magari i tuoi fratelli? Allora, la famiglia in generale non lo so, perché non facendo vlog così non saprei come inserirli nel mio canale, però ho in mente di fare dei video tag assieme al mio fratello oppure la mia sorellina quando sarà un pochino più grande, perché adesso metterla su YouTube assolutamente non mi piace in quanto ha solamente 11 anni. Un bacione, sei bellissimo e complimenti per la promozione. Grazie mille Rene, un bacione. Vincenzo D'Agostino afferma questa cosa: ciao, mi dai il tuo commento all'intervento di una persona che non si sa mai che qualcuno non è un problema di salute e la mia presenza per le vacanze di Natale e un po' più di 1 milione di persone che non si sa mai. Io penso che questo Vincenzo D'Agostino mi abbia fatto una mega supercazzola, però lasciamo stare. Le avventure di Lucrezia mi chiede: come si chiamano i tuoi fratelli? Allora, la mia sorellina si chiama Bianca e il mio fratello si chiama Andrea. Entrambi i nomi li ho scelti io. Come ti sei sentita quando hai fatto il tuo primo video? Allora, come mi sono sentita? A prescindere che il mio primo video fu un video disastrosissimo, infatti non lo pubblicai neanche su YouTube, si trattava di un make-up tutorial. Poi pubblicai il mio primo video su YouTube, sempre trattandosi di un make-up tutorial, e diciamo che mi sentivo normale perché comunque non parlavo, non facevo niente, ero solo lì che mi riprendevo l'occhio e mi truccavo. Però quando ho pubblicato il mio primo video dove parlavo, comunque non mi sono mai sentita in imbarazzo davanti alla telecamera, perché comunque io facevo finta che dall'altra parte ci fosse un'altra persona che mi ascoltasse, quindi ovviamente ero sì un po' imbarazzata perché era la prima volta che parlavo, magari di là c'erano i genitori che sentivano, però io non ho questi tipi di problemi, io registro anche comunque se in casa ci sono delle persone. Mi saluti?
Ciao Lucrezia, ti mando un grossissimo bacio. Deborah Banfi mi chiede: ciao Chiara, ti volevo dire che sei una ragazza molto carina e simpatica. Grazie mille, Deborah. Volevo chiederti, mi dai qualche consiglio su come affrontare l'anno della quinta superiore, visto che io a settembre la devo iniziare? Allora, volevo fare un video a parte inerente alla quinta superiore, perché io l'anno della quinta superiore non l'ho passata benissimo e volevo soltanto dirvi appunto di non mettervi l'ansia addosso, di stare attente alle lezioni, di fare sempre come avete fatto in 5 anni di scuola. Ovviamente i professori staranno lì a tartassarvi perché vogliono spronarti nello studio e farti arrivare alla fine ad essere promosso con un bel voto. Quindi voi comunque state tranquille, assolutamente. Io sì, l'ho passata male perché, non lo so, magari anche un po' il carattere dalle persone che mi dicevano studia perché professori di qui, professori di là, assolutamente no. Loro lo fanno solamente per spronarvi ad arrivare alla fine ed essere ammessi con una media alta oppure normale. Loro lo fanno solamente per voi. Quindi state tranquille e non vi fate influenzare da ciò che vi dicono altre persone. Niente ragazze, questa era un po' tutte le domande che mi avete lasciato. Io sono sempre disponibile a rispondervi qualsiasi domanda sia. Se avete altre domande da farmi, scrivetele tutte qua sotto utilizzando l'hashtag AskYaya. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!